Grazie, 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 grazie. Voglio ridare a voi tutti grazie che mi avete donato in questi giorni, è bellissimo, sono felice di fare parte di questo grande movimento che rappresenta tutta l'Italia. Siamo un grande movimento nazionale, grande, forte, pieno di entusiasmo, pieno di energia, pieno di passione. Io sapete che in Parlamento sono nelle commissioni economiche, nella commissione finanze, però non ci sta, non c'è nessun indicatore economico, nessun indicatore fiscale, nessun indicatore finanziario che potrà mai descrivere la forza e l'energia della nostra passione qui, veramente. Ed è paradossale, perché proprio il motore che porta questo paese fuori dal buio è proprio quello che nessun PIL al mondo potrebbe mai descrivere. E dire, sono emozionatissima, vorrei abbracciarvi tutti, infatti lo voglio lì, perché è proprio più bello stare lì. Stamattina, come sapete dalla scaletta, io vi dovrò parlare di fisco. Beh sì, domenica mattina, bella giornata. Beh, in realtà il fatto che voi appunto giustamente non siate molto entusiasti dell'argomento la dice lunga, perché il fisco è un po' il biglietto da visita, no? Che lo Stato ci consegna quando si presenta davanti a noi cittadini. E com'è oggi in questo biglietto da visita? Come vediamo noi lo Stato? Con quale veste viene da noi? Beh, viene purtroppo con la veste di una cartella di Equitalia che ci intima di pagare e che tratta una persona onesta come un delinquente comune, come un delinquente abituale, senza darci possibilità di replica, magari per un'infrazione che non si è mai commessa, oppure attraverso un bollettino della TASI che ancora non sappiamo come, dove e quando pagare, soprattutto quanto. Tariffa per i servizi indivisibili, la tassa per i servizi indivisibili, più che indivisibili direi che sono diventati invisibili, perché non c'è più nessun legame tra la pressione fiscale che sopportiamo e il livello di servizi che poi, di cui possiamo valerci. E questo è singolare, perché invece la nostra Costituzione, all'articolo 53, è molto chiara. La Costituzione parla del prelievo commisurato alla capacità contributiva. Cioè sostanzialmente lo Stato, prima di chiedere un prelievo, dovrebbe andare veramente a vedere dov'è la ricchezza dell'individuo e sulla base di quello stabilire il giusto prelievo. Beh, ma quale ricchezza c'è alla base di un imprenditore che si deve suicidare per pagare i debiti di Stato, con i debiti dell'erario? Quale ricchezza c'è alla base di una persona che deve pagare la tassa sulla prima casa e magari quella casa ancora non appartiene a lui perché in mano alle banche per via di un mutuo, quindi non è neanche proprietario del tutto? E quindi è tutto rovesciato, il principio costituzionale è rovesciato, perché un motivo c'è, perché lo Stato ovviamente da un bel po' di tempo non rappresenta più noi, non rappresenta più le fasce deboli e le fasce medie della popolazione, si è trincerato dietro ad una casta, non sono chiacchiere, questa è la verità. Il prelievo fiscale, le aliquote che gravano sui redditi bassi o sui redditi medi sono proporzionalmente superiori e sono cresciute di più di quelle che gravano invece sui grandi patrimoni. E quindi è stata da parte dello Stato una scelta deliberata. Non ci sono più rappresentanti dei cittadini, non c'erano più rappresentanti dei cittadini finché noi appunto non siamo entrati all'interno delle istituzioni. E quindi
sono entrate queste persone che ogni mattina prendono i mezzi pubblici e accompagnano i figli alla scuola pubblica. E vedi, entri lì dentro e vedi che invece tutti questi problemi quelle persone non li hanno più, sono completamente scollate dalla nostra realtà, dalla realtà di un imprenditore. Pensate, un imprenditore, piccolo imprenditore, sapete quante scadenze fiscali ha in un anno? Quante scadenze si sono accumulate? 888 scadenze fiscali. Passa 47 giorni lavorativi sommerso da un mare di carte. E le leggi fiscali in Italia sono 120.000, quindi una vera giungla. Così arriviamo noi a questo punto e subito ci vengono in mente tutte quelle persone che siamo noi, che devono districarsi tra questi problemi. Ed è così che abbiamo chiesto ed ottenuto la compensazione delle cartelle esattoriali, cioè chi ha un credito nei confronti della pubblica amministrazione, un imprenditore che ha credito non deve essere spinto al suicidio perché in quel momento ha un credito che non viene liquidato, un debito che l'erario impone di pagare, ma deve poterlo compensare. E così in alcuni comuni a 5 stelle, come per esempio Ragusa, la TASI sulla prima casa non si paga, perché è giusto che sia così. E così anche per l'Italia. Noi vogliamo un sistema di riscossione più umano. Equitalia è una SPA di cui noi abbiamo chiesto l'abolizione, perché vogliamo che invece il servizio di riscossione, che costa ai cittadini italiani circa 800 milioni di euro per mantenere il carrozzone qui in Italia, venga coperto, venga effettuato da un ente pubblico, in modo che quei soldi vengano risparmiati, recuperati. Perché il servizio della riscossione deve diventare un servizio sociale e lo Stato deve dare una mano, deve distinguere quando una persona è in difficoltà e quando una persona approfitta. E questa è una distinzione fondamentale, perché dalla nostra parte ci sono le persone che hanno reso grande questo paese, che lo rendono grande giorno per giorno, silenzioso, che sono lì, che adesso non hanno più intenzione però di stare zitti, non hanno più intenzione da un po', cercano di metterci a tacere, ma noi abbiamo proprio alcune intenzioni, anzi avviso che proprio è solo l'inizio, questo è solo l'inizio, non è ancora visto niente. Abbiamo tutto il tempo, abbiamo tutto da bene, abbiamo la passione, cosa che manca completamente ad altri. Non ci interessano le percentuali di voto, non ci interessano i sondaggi, la passione non si misura, loro non lo capiscono, perché con quella si arriva lontano. E quindi la tassazione del governo a 5 stelle è una tassazione in cui in sostanza un cittadino ha l'impressione di dare qualcosa, di più che dare e perdere qualcosa, di trasferirlo da un piccolo salvadanaio privato ad un grande salvadanaio collettivo. E da quel salvadanaio collettivo attingere fino all'ultimo euro per investirlo nei nostri servizi, nella sanità, nell'istruzione, nella cultura, nella ricerca, nell'innovazione, nelle piccole imprese, nei giovani che adesso devono andare via. Adesso questo salvadanaio è bucato e quando ci mettiamo la testa dentro non ci muoviamo per niente, perché dobbiamo sperperare tutto per mantenere una casta che si autoreferenzia, per mantenere 60 miliardi di euro che è il costo della corruzione in questo paese, è il costo che viene forza viva dalle nostre tasche, che si disperde completamente nei rigori della corruzione. Noi tutto quello lo vogliamo recuperare, lo stiamo recuperando, il percorso è iniziato, facciamo per parte, lo vedete, di un grandissimo paese. L'Italia non è vero che l'Italia è un paese di cui vergognarsi, ma perché questa cosa? Ma chi ce l'ha inculpata? Noi siamo
orgogliosi di essere nati qui. L'Italia è un tesoro mondiale, è un tesoretto che noi ci stringeremo forte e ce lo riprendiamo, non accettiamo minacce. Andassero fuori dall'Italia chi la vuole ridurre in un immondezzaio. Non abbiamo alcuna intenzione di fare patti con questa gente. Andassero fuori dai piedi, non approfittare delle risorse pulite di questo paese per mettersene sotto i piedi. Mai più! Invece sarà padrone di tempo, mai più! Non lo consentiremo! Perché essere nati in Italia è una cosa bella e rimanerci è bello. Noi non dobbiamo andare via, noi dobbiamo rimanere qui e continuare la nostra battaglia democratica, pacifica, ma forte e determinata. Non ci faremo abbattere perché facciamo parte di un grande paese e non abbiamo intenzione di regalare il nostro paese e il nostro futuro a nessuno.